Davide? Pietrificato dalla presenza femminile, mi sa. 35esima puntata e Davide non si muove. Dobbiamo trovare un modo. Oggi si parla di Wow, trova. bella puntata, ragazzi! Oggi 35esima puntata, sei pronta? Ci provo. Oggi parleremo di... Oggi di cosa parleremo? L'ho studiata. Allora, prima di tutto, test della torpadoxanto. E poi i 10 motivi per. Per cui usare un telescopico, ragazzi! Vedrete che butterete via quel palo di alluminio sulla bici. Via il primo test! Ed eccoci qui oggi con la Torpado Xanto. Xanto deriva dalla mitologia greca, era un cavallo immortale nato dal vento dell'ovest Zefiro e dall'arpia Podarge. Xanto aveva il dono della parola, concessagli da Era. Oggi sarà il vostro automedonte, colui che guidava Xanto. Dopo questa breve illustrazione mitologica storica, eccoci appunto con la Torpado Xanto, una e-bike full suspension, 150 mm all'anteriore e al posteriore. Di cosa si tratta? Si tratta di una mullet. Cos'è una mullet? Una mullet è una bici con un formato ruota differente dall'anteriore al posteriore. Infatti abbiamo una 27,5 al posteriore e una 29 pollici all'anteriore. E questo mix di formato sta prendendo piede nell'ambito mountain bike anche grazie al fatto che l'UCI ha reputato idonee questo tipo di bici a correre in Coppa del Mondo, quindi potremo trovare in futuro dei professionisti che correranno in Coppa del Mondo con due formati ruota differenti. Quali sono le caratteristiche di questa Torpado? Abbiamo una motorizzazione Bafang Max Drive System, infatti è un sistema meno usuale rispetto al solito, non troviamo i classici Bosch, Yamaha e via dicendo, ma una nuova concezione di motore che arriva dall'Oriente, ne sentiremo parlare perché ha molti pregi e il costo è limitato. Monitor con i dati di cui abbiamo bisogno, dati basilari, non troviamo una configurazione un po' più, diciamo, tecnologica con app, con Bluetooth, ma troviamo velocità, distanza, livello di assistenza e batteria. Comunque tutte le cose di cui abbiamo bisogno in un giro in mountain bike. Si possono cambiare i livelli di assistenza, possiamo scegliere tra 3, 5 e ben 9 livelli di assistenza. Naturalmente la scelta più giusta, a mio parere, sono i classici 5 livelli di assistenza a cui si aggiunge sempre la funzionalità Walk. Batteria da 720 watt per ora, quindi grande autonomia con celle Samsung. Motore, come abbiamo detto, Bafang con classico wattaggio di 250 e ben 80 Nm di coppia. Troviamo ben due sensori, cioè il sensore di velocità e un sensore di coppia. E questi due dati vengono trasmessi alla centralina. Con questo incrocio di dati ci permette indirettamente noi come utenti di avere un motore fluido e ben lineare. Come abbiamo visto con 29 pollici, con 27,5, la tempistica per presentare una novità in generale è importante. Se qualche anno fa qualcuno si fosse permesso, ed è successo, di presentare un mix ruota così, sarebbe stato visto come un pazzo, mentre adesso si viene visti come degli innovatori. Ora è il momento delle mallet, i tempi sono maturi e sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. La Xanto viene proposta in tre taglie S, M e L. Troviamo sia il modello a 150, questo in test, sia il modello da 120 mm. Questa 150 è proposta in due montaggi differenti e la bici in test, di cui trovate il link in descrizione con tutte le caratteristiche, montaggi e prezzi, viene 4.130 euro. La geometria di questa Torpado non è eccessivamente aggressiva, abbiamo 150 mm, angolo sterzo di 66 gradi, il carro posteriore è abbastanza lungo, un bel 470 mm, che comunque abbinato ad un angolo sterzo non troppo aperto, tiene abbastanza contenuto il valore dell'interasse totale. Una bici che a vedere bene queste caratteristiche si presenta come ottima per un uso trail al mountain con una puntatina sull'enduro. Ma come si comporta questa Torpado Xanto? Partiamo dal motore, il motore ci ha convinti pienamente, chapeau a Bafang, quindi un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, una silenziosità elevata che batte molti marchi blasonati, quindi uno dei suoi vantaggi è proprio la silenziosità. Ottima anche la fluidità, quindi ci dà una sensazione di pedalata assistita e non di motorino,
una cosa sempre molto apprezzata in Unibike. Sinceramente non abbiamo trovato difetti, ci è piaciuto tanto questa motorizzazione e darà del filo da torcere a molti marchi più famosi. Unico dubbio è l'affidabilità, o meglio, non siamo riusciti a metterlo a dura prova perché ci vorrebbe un test di lunga durata, cosa che non siamo riusciti a fare perché tra neve, pioggia, temporale, è un periodo un po' così, e quindi possiamo solo confermare che nel breve periodo si è comportato egregiamente e non abbiamo avuto problemi. Le geometrie, come detto in precedenza, non troppo aggressive, ci aiutano a trovare subito il feeling. I limiti non sono troppo elevati, quindi con una posizione centrale non troppo, diciamo, estrema, già si trova una bella fluidità di guida, una caratteristica interessante anche per l'utente meno esperto. Da menzionare il mix di ruota 27,5 al posteriore e 29 all'anteriore, che ci è piaciuto molto. Ci è piaciuto molto perché il 29 all'anteriore ci consente di superare bene gli ostacoli, il 27,5 al posteriore c'è maggiore maneggevolezza. Sembra un concetto banale, però in discesa sì, non riesco a capire perché i marchi hanno cominciato solo ora a produrre un simile formato ruota, che secondo me sull'e-bike è una scelta vincente. La posizione in bici sulla Xanto è molto raccolta, quindi attenzione alla taglia. Il mio consiglio è cercare di abbassare un po' l'anteriore per cercare di tenerlo più incollato a terra nelle salite più ripide e tecniche. In salita la Xanto va molto bene, se sei in modalità 5 va molto veloce in salita, mentre se sei in modalità 1 va un po' più piano. Ok, scusate, ho visto troppi video su YouTube in questi giorni di test. A parte gli scherzi, in salita naturalmente entra in scena il motore e il Bafang è eccellente, ha una linearità spettacolare, non vorrei espormi troppo così, ma ci è piaciuto molto per la sua linearità. Manca forse il picco di potenza massimo, che è leggermente inferiore ad altri motori, però ci dà una sensazione di pedalata vera e questo è molto apprezzato. Piccola nota dolente per la Xanto, l'altezza del movimento centrale. Allora, finché siamo su sentieri flow ci può anche stare, anzi più bassa è meglio è, molto più stabile e veloce. Il problema è quando troviamo dei tratti tecnici con molti sassi e specialmente nelle salite tecniche, dove il movimento centrale misurato in 320 mm molto basso e ci porta spesso a zappare il terreno o a picchiare dei sassi, e i sassi spesso hanno la meglio. In discesa, come detto, la Xanto è molto intuitiva, il suo carro molto lungo non la rende, ok, un mostro di agilità, ma è molto stabile e ferma, una bici confortevole e facile da guidare. Il comportamento dello schermo ammortizzante la rendono molto schiaccia sassi e stabile. In un'ottica non racing è una bici molto, secondo me, verrà molto apprezzata, molto comfort, molta stabilità, anche se i due formati ruota differenti portano vari problemi in fase di forature, in fase dobbiamo avere in sostanza copertoni, camera d'aria nei due formati. Questo forse è un po' la nota dolente di un simile format. Sarebbe una bella cosa fare delle camere d'aria 28 1/3, in modo che possiamo farle un po' combaciare in tutti i due formati ruota. Sì, sto scherzando, sì, più o meno, sto parlando seriamente, anche un po' scherzando. Ah, dimenticavo, freni Formula Cura, la loro potenza disarmante, ben si adattano al mondo e-bike. Mondo e-bike, maggiori pesi, quindi maggiore richiesta di frenata, e i freni Formula Cura sono stati super apprezzati. Segni particolari, sicuramente la motorizzazione Bafang Max Drive, non certo usuale e vista in molte bici, ma una piacevole sorpresa per la sua silenziosità e fluidità. Pregi e difetti. Pregi, di silenziosità e linearità del sistema Bafang. Alto pregio, sicuramente una bici equilibrata, quindi geometrie funzionali che ben si adattano anche a chi non è pienamente esperto. Difetti, abbiamo trovato l'altezza del movimento centrale molto molto bassa, ci vorrebbe un qualcosina in più per permetterci di passare agevolmente i tratti più tecnici senza andare a colpire il terreno. Verdetto finale, e-bike equilibrata. Un'e-bike che risulta appunto equilibrata e confortevole, ben si adatta a tutti quegli utenti che cercano una bici comoda, stabile, non troppo estrema,
Ottime notizie dal punto di vista della motorizzazione, una piacevole sorpresa. Motore Bafan lineare, silenzioso. Peccato, come detto, per l'altezza del movimento centrale, ma risulta comunque un prodotto ben godibile. Quindi bel lavoro Torpado, continuate a seguirci. Se vi è piaciuto il test lasciate un like e ci vediamo al prossimo test. Alla prossima ragazzi, ciao! Rieccoci di ritorno da questo sfumeggiante test. L'ho ridetto solo perché lo scorso episodio Davide si era un po' sbagliato dicendo sfumeggiante. Perché mi sono sbagliato? Perché dice sfumeggiante. Ah, e ora di cosa parleremo? Allora, adesso finito il test si va con i 10 motivi per cui usare il telescopico. Te lo usi il telescopico? Sì, perché sono bassa. E hai mai usato una bici senza telescopico? Sì, ma sono imbarazzante a salire e scendere. Meglio il telescopico. Ok, linea servizio. Nei tempi antichi c'erano i cavalli che spingevano i carri. La corrente elettrica era vista come un nemico da non tenere in casa. E tu? Hai ancora reggisella fisso? I tempi sono cambiati. Ti elenco i 10 motivi per cui usare un telescopico. Motivo numero 1. Salvare le palle. Ok che la tua ragazza non te la sta dando da un mese, però non mi sembra il caso di autoflagellarsi. Il tuo amico ringrazierà. Sei una ragazza? Vale lo stesso discorso. Motivo numero 2. Migliorare la mobilità. Quando sali e scendi dalla bici, hai l'agilità di uno stoccafisso? Monta un reggisella telescopico e voilà! Tutto migliorerà. Motivo numero 3. Evitare i rotolamenti. Presente quando siamo in alta montagna su un sentiero esposto e abbiamo paura di mettere giù il piede in ovale? Con il telescopico ci evitiamo sudori freddi e qualche capello grigio in meno. Motivo numero 4. Migliorare le performance. Si sa che con maggiore sicurezza migliorano anche le performance, questo è innegabile. Ma con 300 grammi in più di telescopico in salita vado leggermente più piano. Ehi Marco Pantani, ma 300 grammi ti cambiano la vita? Se per te è così, allora telefona subito alla nonna e disdici quel pranzo fatto in casa composto da cervo in umido, cinghiale e tagliatelle fatte in casa. Motivo numero 5, salvare la faccia. No, non nel vero senso della parola, idiota. Intendo dire che l'effetto catapulta è sempre dietro l'angolo e salvare la faccia è buona cosa. Non c'è niente di peggio che sentirsi il posteriore sollevato ed essere catapultati oltre il manubrio. Nel Medioevo usavano le catapulte! Yes! Come la catapulta! Motivo numero 6. Aumentare la reputazione. Si sa che quando scendiamo a piedi da un sentiero tecnico possiamo avere graziella, cross country o enduro, ma la nostra reputazione calerà. Come fare per combattere questa cosa? Semplice, montando un telescopico e facendo le stesse cose che fa lui. Così ci toglieremo la pedivella avvelenata e miglioreremo la nostra reputazione in gruppo. Motivo numero 7. Abbassare il baricentro. Si sa che una delle cose fondamentali di ogni attività sportiva è mantenere il baricentro basso. Più basso è, meglio è. No, 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 aspetta, non fino a quel punto. Ma come facciamo ad abbassarlo se abbiamo un bastone nel culo? L'operazione potrebbe essere ancora più dolorosa se non ci fosse la sella a farci da filtro. Motivo numero 8. Migliorare in salita. Questo è un punto che tocca maggiormente i fruitori delle e-bike. Nelle salite tecniche la sella leggermente più bassa ci dà maggior sicurezza e maggior equilibrio, permettendoci di toccare agevolmente il piede a terra. Ok, perderemo qualche watt, ma il caro e buon vecchio motore ci aiuterà in questo frangente. Motivo numero 9. Guidare la bici. Si sa che in discesa rotolano anche i sassi, ma noi dobbiamo guidarla questa bici, non farci guidare. La soluzione è sempre il nostro caro telescopico, che ci permette maggiore mobilità e facilità nel fare certi tipi di movimenti. Può essere una curva, può essere un salto. E togliti quella postura da Superman, mica dobbiamo fare un trick. Motivo numero 10, fermarsi con stile. Vuoi mettere arrivare a fine giro, magari al bar, e fermarsi con uno stile che neanche John Travolta in Grease? Anche la controparte femminile o maschile ringrazierà. E così ti ho elencato i 10 motivi per cui usare un telescopico. Il mio consiglio è di andare a vedere anche i video dei 10 errori da non fare in mountain bike. Se sei d'accordo con me, lascia pure un like e ti ricordo che per migliorare bisogna frequentare le giuste compagnie. Quindi dal lato web frequenta 365 TV. Troppo egocentrico? (Susurra)
Rieccoci in studio. Anche questo episodio finito e che dire? Vi saluto da parte di quella componente dell'1% che segue 365 TV e vi invito magari a mettere mi piace, seguire e continuare un po' a supportare questo progetto. E niente, sto parlando solo io oggi. Davide? Niente. Brava Valentina.